Siamo contente, io in particolar modo, ma con l'amica Daniela che mi affianca oramai da tanti anni, perché ho accompagnato in questa avventura il dottor Cicchella, Beneslan e tutti i volontari di San Donato e i cari amici che sono coinvolti in questa magnifica manifestazione, Paola Fetto, Tecla e tanti che non nomino, insomma, che sono nel mio cuore, perché ho creduto in questo progetto da sempre e l'ho fatto coinvolgendo i nostri allievi di liceo musicale, che sono appunto della classe di violino e della classe di coro e canto della professoressa Pulito. Abbiamo questo ensemble, si chiama Floriregium Musicae, a cui teniamo tantissimo perché facciamo un lavoro di divulgazione di un certo repertorio e siamo felici di dare il nostro apporto a questa manifestazione nella quale crediamo, perché c'è tanta partecipazione, c'è tanta spiritualità e c'è un coinvolgimento che ci tocca, e per questo lo trasponiamo, diciamo, nella musica che accompagna il tutto. Io non ho molta voce, ma sono molto contenta di partecipare sempre a questa manifestazione, i ragazzi anche sono entusiasti. E questo aumenta la motivazione, quindi anche da un punto di vista didattico ha una valenza fortissima, oltre che avvicinare anche i ragazzi a queste manifestazioni che non sono molto frequenti. Quindi sono felice di essere qui con la collega, che è sempre un'ottima spalla, se non quella che traina, però ci spalleggiamo a vicenda. E sì. Vogliamo ringraziare congiuntamente anche la nostra dirigente, la professoressa Giustina Anna Gerarda Mazza, dirigente del liceo Guacci. La nostra sezione di liceo musicale è secondo noi un'eccellenza di questa scuola, che è già una scuola eccellente di per sé, però ci piace portare appunto il nome del Guacci con la specificità e la peculiarità del liceo musicale, che è una scuola inclusiva, accogliente, che ha un sentimento particolare nella didattica, e noi cerchiamo di esprimerlo al meglio.